Allora, Diarema, allora, abbiamo lo spazio vettoriale di campo K che siano 1, V2, H, W1, W2, WK, basi di V. Oh, qua ho usato l'indice K piccolo, non c'entra niente con K grande, K piccolo è un numero ovviamente. Un numero naturale. Allora, K è uguale ad H. Mi prendiamo due basi generiche completamente diverse e devono essere lunghe uguali. Allora basta mostrare che se K è maggiore o uguale a H, allora K è uguale ad H. Allora, per dimostrare che sono uguali queste due lunghezze delle basi, io devo dimostrare la doppia disuguaglianza, però in realtà mi basta dimostrarlo da una parte sola, cioè che se per esempio K fosse più grande di H, allora deve essere uguale, perché ovviamente se fosse l'altra a essere più lunga scambierei le due basi e fare lo stesso ragionamento. Allora, mostriamo innanzitutto un J1 tale che W1 W2 J1-1 V1 doppio J1 più 1 doppio H K, scusate, sia ancora una base. Allora, l'idea qual è? È che io voglio sostituire uno alla volta dei vettori di questa base con i vettori di questa base. Allora, per primo, qua chi ci sta? V1. Allora, prendo V1 e devo far vedere che lo posso andare a mettere al posto di uno di questi. Ok? E quello che ottengo è ancora una base. Ok? Allora,
vediamo un po' se mi conviene fare così. No, mi conviene fare... Scusate, cancellate questo pezzettino qua. Esiste J1 tale che VJ1 virgola W2 virgola W3 virgola WK è base di 2. Così è anche più semplice, è un po' più semplice. Ok, cioè voglio togliere W1 da questa base, al posto di questi voglio mettere uno di questi. Allora come faccio? Vado a prendere W1, è un vettore di V, quindi W1 esistono lambda 1, lambda h, tale che W1 sia uguale a somma per j che va da 1 ad h di lambda j vj. Ok? Allora, vi ricordo che questo qua è un vettore di una base, quindi un sistema di genere, diciamo, è una parte libera, quindi non è nullo. Quindi posso dire che esiste J1 tale che lambda J1 è diverso da 0, altrimenti se tutti questi fossero tutti nulli, qua non avrebbe vettore nullo e non sarebbe nullo. Allora, dico appunto che VJ1 W2 WK è ancora una base di V. Quindi questo qua si può esprimere con una questo si può esprimere con una combinazione lineare dei V? Perché questa era una base. Ok? Allora, poi uno di questi coefficienti deve essere diverso da 0. Allora vado a prendere il vettore corrispondente e lo voglio mettere al posto di W1. E dico che è ancora una base. Allora, proviamo a vedere che, allora, vediamo un po'. Io cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che questo è un sistema di generatori e che è una parte libera. Ok?
sbagliato. Era giusto prima. Era giusto prima. Cioè, non viene più facile così. Allora, lo ripeto così, poi magari il montaggio taglia e riparte da qua. Allora, vogliamo dimostrare adesso il seguente teorema. Sia V uno spazio vettoriale su K, prendiamo due basi a priori di lunghezza diverse e vogliamo dimostrare che hanno la stessa lunghezza. Basta mostrare che se K è maggiore di uguale di H, allora K è uguale a H. Per quale motivo? Se K fosse minore o uguale di H, basta scambiare il ruolo delle due basi. Allora, cominciamo a mostrare innanzitutto che esiste J1 tale che W1 W2 W J1-1 W1 W J1 più 1 W K è ancora una base. Ok, allora prendiamo V con 1 prendiamo V con 1 e questo lo scriviamo come somma per J che va da 1 fino a K di lambda J W J. Siccome questa è una base, non tutti, questo qua è un vettore di un'altra base, quindi non è nullo, non tutti questi coefficienti sono nulli, quindi esiste J1 tale che lambda J1 è diverso da 0. Andiamo a prendere WJ1. Allora, prendiamo WJ1 e lo sostituiamo con V con 1 e dico che ottengo ancora una base. Allora, per far vedere che sia una base devo dimostrare che è, una, che è un sistema di generatori e una parte libera. Cominciamo a vedere. Allora, da questa relazione, dalla relazione asterisco, ottengo che WJ1 è uguale a meno somma per J che va da 1 a K. Allora, diamo un po' di spazio. Meno 1 su lambda J1. Che moltiplica V con 1 meno la somma per J che va da 1 a K J diverso da J1 di lambda J. Lambda J W J. Cioè, cosa ho fatto? Allora, io qui avevo V con 1 che era espresso come combinazione lineare di questi. Uno di questi ha il coefficiente non nullo, magari più di uno, però almeno uno ci sta. Allora, mi prendo quello, che era lambda J1 W J1, mi porto tutto il resto dall'altra parte e poi divido per lambda J. Questo che cosa mi dice? Mi dice che WJ1 appartiene allo span di W1, W2, W3,
doppio J1 meno 1, virgola, doppio J1, diciamo V con 1, V, scusate, allora questa era V con 1, doppio J1 più 1, virgola, V doppio. Questo vuol dire, ancora, continuo su quest'altra lavagna, vuol dire a sua volta che lo span di W1 W A W K è contenuto nello span di W1 W2 W J1 meno 1 V con 1, doppio J1 più 1, V doppio K. Per quale motivo? Allora, qui ci sono i vettori generati da questi. In questo span ci sono i vettori generati da V doppio 1, V doppio 2, V doppio K. Qui ci sono i vettori generati da V1, V doppio 1, V doppio 2, V doppio. I vettori sono gli stessi di prima, l'unico che è stato sostituito è stato W J1, al posto di W J1 ci ho messo V con 1. Ma siccome W J1 ci sta in questo span, e l'ho visto prima, singolarmente tutti questi vettori appartengono a questo span. Allora, siccome lo span di questi vettori è un sottospazio vettoriale, e questo qua è il più piccolo sottospazio vettoriale che contiene questi, lo spazio generale. Siccome tutti questi vettori stanno nello spazio vettoriale generato da questi, allora quello che genera non può uscire da quelli là, e quindi questo specchio sta dentro a questo. Allora, ma questo qui era tutto V. Per quale motivo? Perché W1, WK era una base, e quindi cosa abbiamo dimostrato? Che se prendo V con 1 e lo metto al posto di WJ1 rimane un sistema di generatori. Ok? Adesso devo dimostrare che rimane una parte libera. Quindi WJ1, WJ2, doppio, scusate, doppio 1, doppio 2, doppio J1 meno 1, U con 1, doppio J1 più 1, doppio K, è un sistema di generatori. Perché quello che genera contiene questo e quindi contiene. Quindi andando a prendere WJ1 e mettendoci al suo posto V con 1 mi rimane un sistema di generatori. Prendiamo adesso a somma che J che va da 1 ad H di lambda J doppio J, J diverso da J1, più mu V con 1 uguale a vettore nullo. Che cos'è questa?
è una combinazione lineare dei vettori che stanno qua. Chiamiamo, questo chiamiamolo mu con 1, perché poi più in là ci saranno anche mu con 2, mu con 3, e quindi ci saranno anche mu con 2 e mu con 3. È una combinazione lineare. Cosa dobbiamo dimostrare? Che tutti i coefficienti sono diversi, sono uguali a 0. Perché dobbiamo dimostrare che parte di. Allora, io dico che a se mu con 1 è uguale a 0, automaticamente questi per quale motivo? Perché se questo fosse uguale a 0, questa qua sarebbe una combinazione lineare di tutti i vettori di prima meno 1. Ma siccome quella era una parte libera, togliendoci il vettore W, G1 rimane ancora una parte libera. Quindi se è 0 mu con 1, automaticamente sono 0 tutti gli altri. Quindi supponiamo per assurdo che mu con 1 sia diverso da 0. Allora sostituendo questi qua, scusate, chiamiamoli alfa j, perché li voglio chiamare alfa j? Perché adesso devo sostituire la relazione asterisco e lambda j già stavano occupati. Allora sostituendo la relazione asterisco ottengo la somma per j che va da 1, j a k, j diverso da j1, alfa j, doppio j, più mu con 1 per la somma per j che va da 1 a k, lambda j, w, j, uguale a vettore nullo. Però attenzione che W1 con W1 ci compare solo questo termine qua, mu con 1 lambda J1 W J1. Vedete qua l'indice J1 non c'è, qua l'indice J1 c'è, il coefficiente lambda J1 lo devo moltiplicare per mu con 1. Allora questa qua se la raggruppate, che cos'è? È una combinazione lineare soltanto dei vettori W, J. Ok? Allora che succede? Che in particolare questo coefficiente è diverso da 0, perché il prodotto di questo che era diverso da 0, per ipotesi, e mu con 1 che stiamo supponendo per assurdo che sia diverso da 0. Cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che in questa combinazione lineare dei vettori WJ, che erano vettori di una base, c'è un elemento, questo qua, questo vettore qua, che c'è il coefficiente davanti non nullo, che vuol dire che W1, W2, WK sono linearmente dipendenti, e questo è assurdo. L'assurdo è derivato dall'aver ipotizzato che mu1 fosse diverso da 0, quindi mu1 è uguale a 0, quindi
W1, W2, W J1 meno 1, W con 1, W J1 più 1, W K è parte libera. Allora, lo ripeto questo primo passaggio perché è fondamentale. Allora io cosa faccio? Ho i vettori di questa base, questa è la base più lunga, questa è la base più corta. Ipoteticamente ce ne sta una più lunga e una più corta. Poi vedremo che questo qua, se K fosse maggiore di H, condurremo a sfida. Allora che cosa faccio? Prendo il primo vettore di questa base qui. Questo vettore si deve poter scrivere come combinazione lineare dei vettori degli altri. Un coefficiente deve essere diverso da 0, almeno uno. Allora prendo un vettore di quelli del tipo W con il coefficiente diverso da 0, lo prendo e lo rimpiazzo con V con 1 e dico che quello che ottengo è ancora una base. Ma quello che ottengo che cos'è? Ho preso i vettori di prima, al posto di W e G1 ci metto V con 1 e poi vado avanti con quelli di prima e devo dimostrare che è una base. Allora la prima cosa, questo vettore qua, che era quello che ho tolto, si può scrivere come combinazione lineare di V con 1 e degli altri vettori W. Che significa? Che quando vado a fare lo span di questi vettori qua, il vettore che ho tolto ci sta. Ma se ci sta il vettore, l'unico che ho tolto, vuol dire che lo span dei vettori nuovi contiene lo span dei vettori vecchi, ma lo span dei vettori vecchi era tutto V, e quindi vuol dire che quello che ho ottenuto rimpiazzando WG1 con V con 1 è ancora un sistema di genere 2. Ma non mi basta, per dire che è una base io devo dimostrare che è un sistema di genere 2 ma anche una parte libera. Allora vado a scrivere una combinazione lineare. Come si scrive adesso una combinazione lineare? La combinazione lineare si fa la combinazione di W più un coefficiente per vettore V che ci ho messo, perché pure lui ce l'ho messo dentro la base nuova. Allora, se questo coefficiente fosse 0, la combinazione lineare sarebbe solo dei vettori vecchi e quindi automaticamente tutti gli alfa j farebbero 0. Ma se invece questo qua non è 0, allora posso sostituire la relazione che c'avevo all'inizio e ottengo questo, ok? Perché V con 1 è la somma di lambda j e W j. Ora vedete, per esempio, W2 è qua, o W1, ci sarà alfa 1 W1 più mu con 1 lambda 1 W1 e si possono mettere insieme a parte. Però WJ1 compare solo qua, qua non c'è. E con che coefficiente compare? Compare con questo coefficiente qua. Ma questo coefficiente qua è diverso da 0, perché? Perché in un campo, quando moltiplico due numeri diversi da 0, il prodotto è diverso da 0. Quindi che succede? Che questi vettori sono linearmente dipendenti, perché ho ottenuto una combinazione. Adesso vedete, V con 1 non c'è più, ci sono i vettori di prima. Prima era una base, e una base era parte libera, ma io ho visto che questi vettori di prima sono linearmente dipendenti. Questo è un assunto, e quindi da dove è venuto l'assunto? Dall'aver ipotizzato che V con 1 fosse diverso da 0. Mu con 1 uguale a 0, se mu con 1 uguale a 0 tutti gli altri sono uguali a 0, allora vuol dire che questa qui è una parte. Chiaro? Ok. Adesso badate bene, per semplicità rinominiamo, riordiniamo i vettori di W1, WK in modo tale che
vettore sostituito sia W1. Quindi la nuova base è W1, W2, W K, cioè quando ho fatto questo ragionamento W1 non va a sostituire W1, può andare a sostituire W1 soltanto se il coefficiente di W1 nella relazione asterisco era diverso da 0. Magari andava a sostituire W7, però io dico, se lo sapevo prima, W7 qua lo mettevo al posto di W1. E questo lo posso sempre fare, posso sempre supporre. Per quale motivo? Perché l'ordine di questi vettori qua non è importante. Cioè io posso sempre supporre che il vettore W1 vada a sostituire il primo di quei vettori. Ok? Per quale motivo? L'ordine non è importante. Diciamo, mettiamo che prima l'avevo ordinato in maniera tale che W7 stava qua, stava al posto di W1, quindi vado a sostituire W1. Quindi, diciamo, non è, più precisamente dovrei dire, non è restrittivo supporre che J1 sia uguale a 1. Non è restrittivo che J1 sia proprio 1. Per quale motivo? Perché adesso devo fare il passaggio generale. Allora, per fare il passaggio generale devo agire per induzione. Allora, per agire induzione su che cosa? Sul numero dei vettori sostituiti. È chiaro? Ma nel momento in cui vado a fare questa dimostrazione per induzione, mettiamo che ne ho sostituiti m, ok? Una cosa è che gli m che ho sostituiti stanno sparsi qua dentro, una cosa è che siano i primi, ok? Chiaramente nel secondo caso i conti vengono molto più ordinati, ma questo lo posso supporre, perché invece di, diciamo, dopo averne sostituiti m, io posso sempre supporre che quegli m me li hanno portati in un ordine, li avevo messi all'inizio e quindi avevo sostituito esattamente i primi. Allora adesso continuiamo. Quindi per induzione posso supporre di aver sostituito, diciamo, che Wm più 1 W K sia ancora una base di V. Voglio mostrare che se M è minore di H, allora W1 Wm Wm più 1 Wm più 2 Wk è ancora una base
dei punti. Ok? Cioè, supponiamo che io ne ho sostituiti fino a m. Supponiamo che non ho finito con i vettori v, che m è minore di h. Allora posso continuare. Chiaramente, quando sarò arrivato alla fine, in questo modo, se dimostro questo passaggio qui, cosa succede? Che il teorema è finito perché continuo, quando arrivo a v con h. Ma se arrivo a v con h, due sono le possibilità. O k è uguale a h e va bene, allora sostituisco la base w con la base v e hanno la stessa lunghezza. Se invece k fosse maggiore di h, che cosa succederebbe? Succederebbe che avrei due basi, quella fina v con h con questi vettori aggiunti e quella fina v con h e basta, una contenuta dentro l'altra, e questo sarebbe assurdo, perché abbiamo visto prima che non posso avere due basi una contenuta dentro l'altra. Allora dobbiamo fare il passaggio generale. Allora, come dobbiamo fare adesso? Allora io vado a scrivere vj più 1. Come lo scrivo? Scusate, vm più 1 lo scrivo come la somma per j che va da 1 fino a m di mu con j vj più la somma per j che va da m più 1 fino a k di lambda j wj. Allora, questo qua deve essere una combinazione lineare di questa base, della base di sopra. Allora, si deve scrivere come una combinazione lineare dei primi, siccome i primi si chiamano mu, ci metto dei coefficienti che li chiamo mu come primi, quegli altri ci metto dei coefficienti che li chiamo lambda come primi. Dico che questi lambda non possono essere tutti nulli, perché i coefficienti lambda j non possono essere tutti nulli, perché se tolgo questa parte avrei scritto vm più 1 come combinazione lineare dei v con i per i che va da 1 a m, e questo non è possibile perché quella di prima, solo i vettori v sono una base, e quindi essendo una base non sono lineamente dipendenti, non posso prendere uno e scriverlo come combinazione lineare degli altri. A questo punto non è restrittivo supporre lambda m più 1 diverso da 0. Stavolta cambio il nome a questi w in modo tale che, vabbè, qua un coefficiente diverso da 0 suppongo che sia lambda m più 1. Allora, che vuol dire? Vuol dire che wm più 1 la posso scrivere come meno lambda m, facciamo tutti i passaggi, questo deve essere uguale a somma per j che va da 1 a m mu con j meno u con m più 1 più somma per j che va da m più 2 a k lambda j. Cioè doppio m più 1 è uguale a meno 1 su lambda m più 1 per la somma per j che va da 1 fino a m di
mu con j, mu con j, poi abbiamo più 1 più lambda m più 1, mu m più 1, um più 1, poi abbiamo meno uno su lambda m più 1, somma il j che va da m più 2 a fino a k di lambda j. Cioè io ho scritto questo vettore qua come combinazione lineare, cioè al posto di quelli che c'erano prima e poi di questo al posto suo. Quindi un doppio m più 1 appartiene allo span di q con 1, q con 2, q con m più 1, un doppio m più 2, un doppio k. Questo vuol dire che lo span di q con 1, q con 2, q con m più 1, un doppio m più 2, un doppio k è uguale a v come prima, perché qua prima rispetto a prima ci ho tolto solo questo, tutti gli altri ci stanno, questo lo posso ottenere e quindi vuol dire che posso generare tutto quello che potevo generare prima, ma prima potevo generare tutto V e quindi questo rimane un sistema di generatori. L'ultima cosa da mostrare è che questa mostriamo che U1, U2, UM più 1, un doppio M più 2, un doppio K è parte libera. Il prossimo che sbuffa me lo segno, perché allora il problema non è che io voglia fare delle dimostrazioni lunghe. Il problema è che questa è l'essenza del corso. Allora, fare questa dimostrazione significa cercare di capirla, non è tanto, io questa qua l'esame in genere non la chiedo, però se fate lo sforzo di capirla, vi mettete là e la capite, tutto il resto verrà più facile. Se non l'avete capita, allora io cosa ho fatto vedere? Ho fatto vedere che se al posto di W m più 1 ci mettevo V con m più 1, rimaneva un sistema di generatori. Quello che devo far vedere è che è ancora una parte libera. Allora prendiamo una combinazione lineare, dico sommatoria per j che va da 1 a m più 1 di alfa j vj. Anzi, la voglio scrivere così: più alfa m più 1 vm più 1 più somma per j che va da m più 2 hk di beta j in doppio j uguale a vettore nullo. Io cosa devo dimostrare? Che tutti i coefficienti sono nulli. Ok? Allora io dico, se questo coefficiente non ci fosse, se questo pezzo non c'è, questi ci stavano pure nella base di prima e allora automaticamente tutti gli altri coefficienti sono nulli. Se alfa m più 1 è uguale a 0, gli altri
coefficienti sono nulli, perché gli altri vettori già appartenevano a una base, già erano in una base. Allora, supponiamo per assurdo, mancano due minuti, quasi minuti. Supponiamo per assurdo alfa m più 1 diverso da 0. Sostituisco star, la star era, se vi ricordate, era che v con m più 1 era uguale a somma per j che va da 1 a m di lambda j vj di come l'avevo chiamato? Lambda o mu, pare lambda, poi c'era mu j più m più 1 doppio m più 1 più, e questo era diverso da 0, e poi c'era somma per j che andava da m più 2 a k di mu con j doppio j. Quando vado a sostituire mi verrà somma per j che va da 1 a m di alfa j mu j più alfa m più 1 somma per j che va da 1 a m di lambda j fu j più alfa m più 1 la, mu con m più 1 w doppio m più 1 più somma per j che va da m più 2 a k u con j, doppio j, uguale a vettore nullo. Ora, questi vettori non sono quelli della base nuova, sono quelli della base di prima. E questo era diverso da 0, questo era diverso da 0, questo è diverso da 0. E quindi che cosa otteniamo? Che i vettori della base di prima sarebbero linearmente indipendenti, e questo è assurdo. Siccome l'assurdo è derivato dal fatto, dall'aver supposto che alfa m più 1 fosse diverso da 0, vuol dire che alfa m più 1 deve essere uguale a 0, ma se è uguale a 0 gli altri coefficienti sono nulli e quindi è parte di prima. Quindi la nuova è ancora una base. Quindi se ho potuto sostituire w1 con v1, poi ho potuto sostituire anche w2 con v2, w3 con v3, vado avanti, alla fine arriverò a ottenere che V1, V2, VH, VH più 1, VK è una base. Ciò è assurdo se K è strettamente maggiore di H. Se K è uguale a H vuol dire che V sono finiti e va tutto bene. Se K invece è maggiore di H, otteniamo una base dentro un'altra. Questa è una base, ci tolgo questo, questa qua era una base per ipotesi all'inizio, e quindi otterrei un assurdo. Quindi l'assurdo si ottiene se K è maggiore di H, quindi K non può essere maggiore di H, K deve essere uguale a H. Okay. Allora, ripeto, in maniera tale che chi vuole, chi ha un po' di santa pazienza, se lo va a rivedere e cerca di capirlo. Allora, l'idea qual è? Io prendo due basi,
ipoteticamente uno è più lungo. Faccio vedere che non è possibile. Allora, c'è una base da 7 elementi e una base da 9. Perché non è possibile? Prendo V con 1, il primo elemento della base da 7, quella più corta, e lo vado a scrivere come combinazione lineare della base più lunga. Ci sarà un coefficiente diverso da 0? Ecco, il punto chiave per fare i conti in maniera non troppo difficile è che io potevo aver ordinato gli elementi della base da 9 in maniera tale che il coefficiente fosse proprio su V doppio 1. Io all'inizio il primo passaggio l'ho fatto con non supponendo questa cosa, però è chiaro che prima di proseguire potevo riordinare in maniera tale che il coefficiente diverso da 0 stesse vicino a V doppio 1. Allora che vuol dire? Prendo V1 e lo sostituisco a V doppio 1. Faccio vedere che rimane una base, rimane un sistema di generatori, rimane parte lì. Va bene, allora poi che faccio? Prendo V2, vado a fare, a scriverlo come combinazione lineare della nuova base, cioè di V1 e di V2, V3, Vk. Non può essere combinazione lineare solo della parte dei V. Non può essere che è combinazione lineare solo di questi, perché altrimenti otterrei una relazione di dipendenza lineare sui vettori della base V. Quindi qualcuno che è quello che ho scritto sulla parte che ho cancellato. Ok, quindi ci deve stare qualche coefficiente su V2, V3, eccetera. Allora suppongo anche qui che il coefficiente diverso da 0 sia vicino a V2. Allora che cosa faccio? Sostituisco V2 a V2, poi sostituisco V3 a V3, poi vado avanti. Suppongo di essere arrivato a M. Se sono arrivato a M, posso sostituire anche V con M più 1 al posto di V M più 1. In ogni caso rimane una base. Ma se, allora, se lo posso fare sempre, continuo, quando mi fermo, quando sono arrivato ad H, perché io sapevo che H era minore o uguale di K, ma quando sono arrivato ad H, io che cosa ho fatto? Ho ottenuto che questa è ancora una base, perché ogni volta che facevo la sostituzione non perdevo la proprietà che quella nuova era una base. Ma questa è una base, sono una contenuta dentro A, è un assurdo, a meno che K non sia uguale ad H, perché se K era uguale ad H, la sostituzione era completa, non c'era una base contenuta dentro l'altra, e quindi quello può essere. Quindi l'unica cosa, diciamo, caso che rimane possibile è che K sia uguale ad H. Quindi questo dimostra che K non può essere maggiore di H. Cambiando i ruoli delle due basi, ottenete che K è minore o uguale di H, ok? Quindi questo è il teorema, questo qua si chiama teorema della dimensione, perché adesso la lunghezza comune di tutte le basi si chiama dimensione dello spazio vettoriale. Ok.